Nella piazza delle anime vecchie tutto è diventato rarefatto e indistinto ai miei occhi. I lampioni, le panchine, gli altri protagonisti di geometria ormai sterili mi segnano in certi bordi come le linee maltracciate di un campo da gioco di periferia. Le ombre che la popolano mi sfilano davanti e compiono il loro quotidiano gioco di prestigio, attraversando le lenti rigate dei miei occhiali per poi dipingersi sulle mie retine indebolite. Da soli o in gruppi sparuti, pronti, indossati da stanchi corpi ricurvi, la attraversano lentamente, trascinando nel sole o nella sera i loro muti pesi invisibili, e ogni volta vi tracciano nuove ed improbabili geometrie. La giovane età è fuggita via dalla mia piazza. Si è dimenticata di me, o forse ha preferito imprigionarmi tra le sue pagine impolverate ancora da scrivere, condannato a trovare un ordine impossibile tra i ricordi ingessati, le storie malate, i rifiuti maleodoranti che si è lasciata dietro. Dei tanti colori che l'avevano animata, in questa piazza rimane adesso solo il grigio della pietra e il rosso slavato del sangue di chi le ha regalato l'ultimo bacio di morte. Di chi è caduto malamente durante i tormentati vuoti di luna che si sono ottusamente incastrati tra le sue incessanti maree di sole. Ogni piazza del sud sa contare sbadate i suoi morti e sa farsi leccare le sue ferite dai pochi uomini randagi che si ostinano a subirne il fascino secolare. Quelli che come me continuano a dare taciti appuntamenti a se stessi su panchine decorate dai graffiti. Arabeschi moderni che raccontano amori disperati ed osceni resoconti di vuote aperte elementali. Troppe volte ha cambiato abito questa piazza, troppe volte si è rifatta il trucco e anche l'inganno. Adesso, dopo tanti anni, la vedo nella sua implacabile realtà. Il volto sute e grinzoso, gli occhi acquosi e inespressivi, i corti capelli grigi che non riescono a nascondere il biancore del cranio pallido, le cicatrici che le segnano i polsi. Indossa sulla sua spietata magrezza una lugubre vestaglia, nella quale solo le macchie degli insulti quotidiani e degli sputi grumosi aggiungono colore alle sue fibre consunte. Quando la piazza ancora mi parlava di vita, quando ancora tutto sembrava che non dovesse mai sbiadire, le sue erano voci di festa, di rabbia, di gioia. Erano suoni smaniosi, ma mai aggressivi, che animavano i miei giovani occhi mobili, sempre alla ricerca di qualcosa che li sorprendesse nel miraggio di un ingannevole futuro. E ancora presto c'è il sole, il mio arredo urbano preferito. Mi siedo sulla mia solita panchina e fingo di leggere un giornale stazionato, che è sempre lo stesso da settimane. Cerco ancora di ricordare in quale aiuola ho piantato il seme della follia, senza accorgermene. Ma quella è una pianta nascosta che germoglia e ramifica sottoterra. Mi chiamano lo scemo del paese ormai, tutti attenti ad un inciampare nel mio sguardo, quei pochi che ancora riescono a sostenerlo. Forse perché a volte rido da solo, altri piangono. Non capiscono, hanno dimenticato presto quello che ero anni fa e scuotono la testa pensando che un qualche insano morbo o vizio mi abbia trasformato in uno scomodo rottame, ma io, gli altri, li vedo veramente e ascolto le loro storie. Io vedo gli altri. Gli altri, io li vedo. Sì, io gli altri li vedo veramente e ascolto le loro storie. All'inizio erano solo ombre, scherzi della vista, pensavo. Poi hanno preso coraggio e si sono mostrati. Forse anche loro, come me, non sapevano più dove andare. Troppo vintage per parcheggiarsi in un centro commerciale, forse anche troppo nostalgici per abbandonare il luogo dove avevano riso, scherzato, litigato, trascorso momenti tristi e felici della storia di questa città, testimoni a modo loro di microstorie di vita o di morte, che non venivano raccontate in nessun libro o giornale. Le campane della chiesa segnano il nono rintocco. E ora? Appoggio il giornale per terra e li guardo. Ogni giorno sono sempre di più. Meglio guardarli tutti insieme che soffermarsi singolarmente su di loro per
per evitare dettagli sgradevolissimi. Uno dopo l'altro, educatamente, aspettando il loro turno, come nella folata sala d'attesa di un medico della mutua. Quando il posto accanto a me sulla panchina si libera, viene subito occupato dal prossimo. Hanno bisogno di parlare, li capisco. Hanno tutti lasciato qualcosa di risolto, di insoluto, andandosene via. E io, sono l'unica possibilità rimasta per alleviare l'anima. Stavolta, per iniziare, tocca una ragazzina. Non avrà neanche 16 anni. È la prima volta che viene a trovarmi. Ha un largo squarcio sulla gola, che non si preoccupa neanche di nascondere. E brutte ferite profonde sulle braccia, forse di coltello. Ha i capelli chiari e gli occhi grandi e tristi. Si siede timida, le mani pudicamente raccolte sopra le gambe stringono un fazzoletto. Morta negli anni 60, ipotizzo a giudicare dalla foggia e dai colori del vestitino di cotone leggero, ma forse anche prima. Io non parlo, tocca sempre e solo a loro parlare. È già troppo dover ascoltare per me. Mi limito ad appuntare le loro storie su fogli di carta straccia o su volantini sporchi che recupero da terra. Eleonora si chiama, nome d'altri tempi, penso, mentre mi racconta la sua storia malata. C'è chi dice no, potrebbe essere il titolo. Ma lei? No, l'ha detto alla persona sbagliata. E nel modo sbagliato. In un'epoca in cui le ragazze da sposare si sceglievano in fotografia, il padre l'aveva promessa in sposa ad un arrogante uomo di rispetto, che aveva il doppio dei suoi anni. Lei, invece, era innamorata di un giovane partito per fare il militare, conosciuto in una domenica di struscio in quella piazza. Un uomo dolce, che nelle sue lunghe lettere le scriveva poesie, promettendole che quando si sarebbe congedato, sarebbe tornato per sposarla. Ma il giorno in cui, durante una passeggiata in campagna, il suo borioso pretendente si fece avanti deciso per obbligarla a cedergli ed a consentire il matrimonio, lei trovò il coraggio e l'incoscienza di resistergli, confessandogli il suo amore per un altro. Allo schiaffo frustrato di lui, lei reagì con uno sputo e come in una reazione a catena la parola passò infine al coltello a scatto da malandrino che lui si portava sempre dietro. Lei si difese, ma lui ormai, accecato della rabbia, prima la ferì alle braccia, poi la colpì con violenza dritto alla gola. Il sangue colorò di un rosso innocente l'erba e i sassi quel giorno. Vabbè, era una storia da niente. Nessun effetto speciale, nessun rituale sadico, soltanto un gesto di rabbia, un delitto d'impulso. Come piace definirli? Ormai. Il suo cadavere non l'avevano mai più trovato. Lui l'aveva fatto sparire e aveva sempre negato sprezzante di fronte alle lacrime dei genitori. Lei non mi dice dove si trova adesso, ma tanto non serve saperlo. Non potrei comunque farci niente. Io devo solo ascoltare e scrivere, questo è il mio compito. Del resto non sono le sue ossa a non trovare pace al suo cuore. Sento il bisogno di una sigaretta adesso, forse perché mi pare di percepire l'odore del sangue che ancora macchia il suo vestito. Lei non porta rancore a chi l'ha uccisa. Una cosa sola desidera. E mi piacerebbe accontentarla. Lei sta aspettando. Ha deciso così. L'amore è strano. Dicono che sia eterno. Mi viene da crederci a volte. Lei non lo chiede, ma dovrebbe sapere da me dove adesso il suo giovane amore mai dimenticato. Sapere se poi è veramente tornato a cercarla, se ha pianto e si è disperato non trovandola. Non le dico nulla, ma le faccio capire con i miei occhi di tornare. Avanti un altro. Vi chiederete adesso come sia successo, cioè perché a me? Perché tocca proprio a me questo, insomma, questo interminabile censimento di anime perse. Non ho una risposta, forse sì. Qualche anno fa scrivevo romanzi. Romanzi neri come il buio e rossi come il cuore. Un po' inventavo, un po' mi aiutavo imitando la vita, grande maestra. Credo però che a furia di scrivere e scavare nel dolore inventato si sia creato una specie di canale di collegamento col dolore reale.
Forse ho aperto senza volere qualche porta non troppo bene sigillata tra la vita e la morte. Non so. Dai, tanto, non importa. Troppo, è così, troppo ho voluto scendere negli abissi della mia mente. Fatto sta che hanno scelto me. Forse io ho scelto loro. Sono passati un paio di giorni. Le campane hanno un suono diverso stamattina. Un'eco sinistra di addio alla vita. La ragazza arriva per prima col sole che le incendia il bel vestito. Esita quando non mi vede seduto nella panchina. È perplessa, delusa. Si avvicina e nota le parole scritte in rosso sulla spalliera di pietra, confuse in mezzo ai graffiti. Ma il suo cuore mai stanco l'aiuta a riconoscerla. Il suo viso si illumina, le legge e le rilegge. Capisce che sono parole per lei, che ho fatto il miracolo ed ho trovato il modo per farle dedicare l'ultima struggente poesia dal suo amato. Ma è un attimo, è perplessa. Perché io non sono da seduto? Mi fa tenerezza. Le basterà voltarsi per vedere che oggi è diverso. Oggi sono dall'altra parte, dalla sua parte. Oggi sono io. Da oggi e per sempre sarò la sua ombra ritrovata. Staremo tutti e due di nuovo insieme, ma lontano da questa piazza delle anime vecchie. Secondo classificato con la piazza delle anime vecchie è Antonio Milicia. Lo premia Diego Rossi, sindaco di Borgotaro, insieme al giurato Francesco Cevasco. Insieme, che prego. Come funziona, sindaco, non arriva da solo, No. Non arrivo da solo e così strappo subito una battuta prima di lasciare spazio al secondo premiato, perché questa premiazione la facciamo insieme, Comuni Borgotaro e Unione dei Comuni, associandoci al tema di quest'anno, la piazza. La piazza è apertura, apertura è cultura, cultura che si trasforma in letteratura e la letteratura la trasmette. Ecco, se noi non ci chiudiamo, ma siamo capaci di guardare oltre i nostri confini, e di collaborare, come hanno fatto gli amici del comitato organizzatore, che con una passione straordinaria, una grande capacità e un amore per la cultura sconfinato, hanno saputo dimostrarci che partendo da questa passione è possibile coinvolgere una giuria straordinaria, come quella che ci onora di essere qui, è possibile coinvolgere tantissimi autori bravissimi, come i finalisti che sono qui, ma anche gli altri 129 che hanno partecipato, da nord a sud Italia e anche oltre i confini nazionali. E allora questa piazza è grandissima, e allora questo senso della cultura e questo senso del valore di un'iniziativa come questa diventa ancora più grande e credo che, come diceva bene Massimo Beccarelli nella sua apertura, questo premio è partito bene, ha continuato molto bene e continuerà a crescere altrettanto bene. Grazie. Grazie sindaco. Allora ecco la premiazione ad Antonio, che non è nuovo a queste soddisfazioni, e lascio anche il microfono a chi dovrà fare qualche considerazione, qualche domanda. Bravo Antonio, sono molto contento di essere io a premiarti, perché come tutta la giuria ho apprezzato molto il tuo racconto e mi sono detto, leggendolo, va che bravo questo ragazzo qua che sa usare il realismo magico in questa maniera così solida e disinvolta. Un apparente ossimoro, in realtà, quando si riesce a coniugarlo, il risultato nella letteratura si vede. E poi ho detto, ma che bravo questo ragazzo che sa usare gli aggettivi e i verbi in modo apparentemente improprio, ma molto più suggestivo, tipo il sangue della ragazza è sangue di color rosso innocente, è una creazione che però dà l'idea molto più di un aggettivo realistico di quanto sia stata terribile la vita di questa, insomma di che cosa significhi tutto. Oppure
il fatto di non incrociare lo sguardo dei passanti, ma inciampare nello sguardo. Insomma, tutte cose che mi hanno fatto pensare appunto a un giovanotto che ha letto molto Borges, per esempio, poi magari mi darai la conferma. Poi ho scoperto che la tua attività professionale è quella di consulente forense, per cui batti la scena del crimine e scrivi, immagino, dei rapporti dove un po' di rigore scientifico, un po' di burocratese siano molto lontani dalla scrittura che poi abbiamo apprezzato nel tuo racconto. E quindi la domanda è questa: come fai a praticare un mondo scientifico burocratico e scrivere in maniera così fantastica? La risposta è nella stessa domanda, è una mia reazione, il fatto di dover sopportare un mondo scientifico e adeguarmi a un certo linguaggio e starci stretto, quindi devo evadere in qualche modo, perché io parto come architetto, quindi ho la creatività un po' nel sangue. Poi mi sono un po' convertito come consulente forense, abbandonando un po' di questa creatività, e quindi a questo punto in qualche canale deve andare a finire. Per dirla un po' come alla Cartesio, scrivo emergo sum, a me piace così. E credo che la scrittura sia, sia un atto, appunto per rimarcare questa sua, che ha accolto benissimo questa mia caratteristica di utilizzare le parole in maniera apparentemente impropria. La scrittura è un atto insieme di presunzione e di umiltà, quindi dobbiamo viverla in questo modo e saperci barcamenare tra questi due atteggiamenti che sembrano in fin dei conti opposti. Grazie, veramente non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto. Gentilissimi tutti, grazie. Raccogliamo davvero la soddisfazione, non è da tutti per essere premiati con Storia delle Campane, quindi devo dire abbiamo avuto anche questo fuori programma. Bene, bene, Sindaco, può tornare lei qua? Perché siamo arrivati al momento clou, insomma devo dire che tra i cinque